Siamo alla presentazione del nuovo mister della Giana, siamo con Andrea Chiappella. Allora Andrea, sembrava l'altro ieri che ci sentivamo per le interviste da giocatore, da capitano, e adesso sei dall'altra parte della barricata. Le sensazioni? Vuol dire che sono invecchiato, sono passati parecchi anni, però le sensazioni sono sempre quelle di un tempo, no? Alla fine facciamo quello che ci piace, adesso sono dall'altra parte, però quello che mi contraddistingue sono un po' sempre le stesse caratteristiche che cerco di portare avanti, quindi come ho detto prima penso di voglio trasmettere grande equilibrio, grande passione, grande determinazione, penso che queste sono un po' le tre parole che possono un po' rappresentarmi, ecco. È una grande opportunità, ne sono consapevole e ne sono altrettanto consapevole che ci sarà tanto lavoro da fare, no? Una categoria nuova, dobbiamo essere bravi ad approcciarla nel modo giusto, resettare, è normale, no? All'interno si vive la retrocessione come una delusione ed è giusto anche che sia così. Io voglio pensare comunque che sono stati 8 anni per questa società indimenticabili, comunque che ha regalato davvero grandi traguardi, sono passati grandi giocatori che hanno fatto la storia in questi 8 anni, e quindi noi dobbiamo trovare ancora nuovamente questo entusiasmo per scrivere ancora nuove pagine, ecco. Ti puoi descrivere come allenatore in quest'ottica? Che Giana vedremo, con che filosofia giocherà la tua squadra e sarà costruita la rosa, insomma? Certo, ma guarda, ti dico subito, è normale che in questi 5 anni dove ho lavorato molto, no, su questo e cerco sempre di migliorarmi giorno dopo giorno, sono un allenatore che pensa che si debbano sfruttare un po' le caratteristiche dei giocatori, quindi non mi focalizzo su un modulo, al di là che è ovvio che quando si costruisce una squadra è normale avere un'idea in testa, però quella che mi ha sempre un po' portato avanti, ho sempre portato avanti un po' questo pensiero, che secondo me i giocatori devono essere sempre al centro e le loro caratteristiche devono essere valorizzate, ecco, questa sicuramente è una filosofia. Quindi sei più un guardiolista o più un allegriano? No, penso che sono un allenatore che mi piace imparare, mi piace osservare, e penso che il calcio di adesso è molto dinamico anche nei cambiamenti, ecco, e quindi nei cambiamenti vuol dire che la squadra più forte è quella che riesce meglio a interpretare la situazione, riesce meglio a cambiare da un assetto all'altro, e quindi penso che anche noi dovremmo essere bravi a non essere una squadra focalizzata solo con una particolarità, ecco, ma avere sicuramente tante armi da giocarci. Un'altra domanda è sul nuovo campionato di Serie D, nuovo per te, nuovo per la squadra, e soprattutto la Giana viene da tanti anni di professionismo. Che pericoli vedi? Magari accennavo prima anche, può darsi che venga sottovalutata la categoria, come la vedi? Ma come tutte le cose io penso che debbano essere approcciate davvero con grande umiltà, io per primo mi affaccio con grande entusiasmo ma anche grande umiltà, consapevole che bisogna fare davvero un gran lavoro senza trascurare nulla, questo penso che debba essere un po' la caratteristica che ci debba legare il gruppo, ecco. Poi come detto prima, quello che voglio trasmettere ai giocatori è sicuramente un gran senso di appartenenza, la volontà di essere tutti protagonisti fin dal primo giorno, quindi c'è tanto lavoro da fare, ma sono sicuro che la categoria è una categoria difficile, perché comunque ho visto tante partite l'anno scorso e il livello è alto, e come dicevo prima la differenza tra chi vince, al di là magari di squadre poi che hanno sicuramente meritato con distacchi i campionati, però le partite sono tutte difficili, ho visto squadre che sono retrocesse con davvero fior fior di giocatori, e comunque la differenza tra il salvarsi e il retrocedere l'hanno fatta dei dettagli, e questa secondo me è la categoria, questa è l'insidia, la difficoltà, ecco. La Giana però parte per star davanti. Ma la Giana, guarda, come ho risposto prima a questa domanda, non è la Serie A dove dici Milan, Inter, Juve partono per star davanti, è una categoria dove tante squadre possono star davanti, ma come ti ho detto il rischio anche poi di rimanere un po' ingarbugliati dietro c'è per tutti, quindi bisogna essere bravi a mettere insieme il pacchetto e essere subito pronti fin dalla prima partita per fare un campionato ambizioso. Io chiederò ai ragazzi di non porsi limiti, no? Come tutti gli allenatori, come tutte le società che d'estate pensano di aver allestito sicuramente un'ottima squadra, anche noi, e quindi dobbiamo poi farci trovare pronti. Per i nomi insomma ci vuole ancora un po' di tempo. Sì, per i nomi ci vuole ancora un attimino di tempo, un po' per questioni burocratiche, un po' perché il direttore sta completando alcune operazioni, però ti posso dire che siamo a buon punto nella formazione della squadra e c'è stata un'assoluta condivisione, questa è la cosa più importante, e quindi siamo contenti, ecco.